Bentornati amici blu cerchiati, ci troviamo come spesso ci accade a commentare una prestazione della Samp dai due volti. Alla fine vince il Milan Amarassi 2-1. Nel primo tempo la Samp si consegna al palleggio dei rossoneri aspettando nella propria tre quarti campo per non dare profondità al gioco della squadra di Pioli. Arriva alla fine del primo tempo l'episodio che sblocca la partita con il discusso rigore in favore della squadra rossonera per il Mani di Yanktor, lo trasforma Kessié. Poi nel secondo tempo la Samp invece se la gioca un po' più viso aperto, prende il secondo gol, può prendere il terzo, segna l'1-2 e per poco addirittura non trova il pari nell'ultimissima azione ancora con Ekdal che aveva segnato anche il gol dell'1-2. A due, appunto, andiamo con le pagelle, i singoli, iniziamo da Emi Laudero, voto 6. Tocca soltanto, ma non riesce a togliere dalla porta il 2-0 di Castillejo. Si fa spiazzare da Kessié sul rigore dell'1-0. È un po' lento nel tentare di andare sul pallone di Tonali che prenderà il palo sul risultato di 1-0. Per il resto, poche cose da fare se non tentare di far cambiare idea a Calvarese sul rigore assegnato al Milan invano. La difesa, Berezinski senza voto, problema muscolare per lui che lo toglie dalla partita molto presto. Speriamo non sia niente di grave perché, nonostante i suoi alti bassi e la sua leggera discontinuità, comunque abbiamo bisogno dell'unico terzino destro reale di ruolo. Al suo posto entra Colley, 6 e mezzo, ottimo l'ingresso in campo del Gambiano che entra subito in partita facendo vedere tutta la sua fisicità, sbroglia un paio di situazioni pericolose. È coinvolto, e adesso lo diremo praticamente per tutti i componenti della difesa, in una serie di giocate da horror sul gol del 2-0 del Milan. Arrivano tutti in ritardo, Colley compreso, forse Colley è il meno responsabile dei quattro. Comunque bene il Gambiano anche in vista delle prossime. Ferrari 6 gioca alla fine in tre ruoli, parte da centrale, poi si sposta lui terzino destro al posto di Berezinski che esce, finisce da terzino sinistro quando esce Augello, entra Lloris. Non è una partita facile per il centrale che è tornato a giocare nella scorsa contro il Torino. Anche lui partecipa e dà il via al gol del 2-0 del Milan facendosi saltare troppo facilmente da Augé. È vero che scivola probabilmente, però quell'azione lì vede un po' tutti colpevoli, ma è ancora confortante anche con un buon appoggio in fase offensiva, pur non essendo un terzino di spinta l'ex Bologna. Tonelli, 6 e mezzo, uno dei migliori, forse il migliore perché ci mette la voglia, ci mette la grinta come aveva fatto a Torino da subentrato. Serve un giocatore così alla Samp pur con tutti i suoi difetti, stavolta non si fa neanche ammonire addirittura, quindi molto bene Lorenzo Tonelli, secondo me anche lui però coinvolto nel gol del 2-0 perché si fa bucare dal filtrante che arma l'azione di Rebic. Anche Tommaso Augello, voto 5, arriva in ritardo sull'inserimento di un Castillejo che però è appena entrato, è più fresco, ha fame, ha voglia, lo anticipa a secco e firma il 2-0. Per il resto Augello in difficoltà come tutta la Samp nel primo tempo, un paio di sbavature anche con il pallone nell'ultima azione della partita, poi esce per crampi, si fa sverniciare da Calabria che gli scappa e quindi insomma altra partita diciamo da dimenticare per il nostro terzino sinistro, sostituito nel finale da Lloris a cui diamo 6. Positivo secondo me l'apporto del Franco Algerino che inizia da terzino sinistro, poi viene spostato a terzino destro. Un paio di azioni interessanti, un anticipo con una ripartenza. Chissà che po non possa essere questa una chiave tattica per trovare la collocazione corretta in campo di Medinelli. Ora che ci sarà bisogno di un terzino destro d'emergenza, probabilmente non vedremo Leri, ma insomma è una cosa da tenere in mente. Passiamo al centrocampo. Jakub Jankto, 5, non si vede praticamente mai nel primo tempo. Probabilmente Ranieri lo mette a destra con Candreva sinistra perché preoccupato dalle discese di Theo Hernandez, allora gli mette addosso Yankto che è un po' più difensivo. Proprio da un contrasto tra loro due nasce l'episodio del rigore su cui Yankto non ha grandi colpe, però alla fine il suo braccio è molto largo e molto alto e sopra la spalla, ok, è quella postura lì è figlia del contatto con Theo Hernandez che però non è falloso, quindi a mio giudizio è un rigore che ci può stare. Per il Milan esce Yankto all'intervallo, viene sostituito da un ottimo Mikkel Damsgaard, ennesimo ingresso positivo, vivace del danese, 6 e mezzo.
per l'esterno classe 2000 che si mette in mostra con la solita qualità di palleggio, un po' di palloni rifiniti bene e un po' di preoccupazione finalmente messa alla difesa del Milan sul suo lato destro. Silva è partito titolare, il portoghese, male, voto 5, stavolta non salviamo la prestazione del centrocampista ex Monaco e Leicester che affoga, diciamo, sotto il palleggio del Milan, prova a fare quello per cui è stato preso, cioè proporre, mettere un po' d'ordine nella manovra, ma perde dei palloni anche gravi e fa fatica, si fa ammonire e rischia con un secondo fallo su Calabria, quindi non bene oggi Adrien Silva, sostituito invece da un buon, ottimo Albin Ekdal, in questo caso quasi a ruoli invertiti rispetto a quello che era successo 6 giorni fa, lunedì a Torino. Entra bene Ekdal, al di là del gol che realizza e di quello che sta per realizzare, quindi ci mette anche l'inserimento offensivo, cosa che da lui da quando è alla Sampdoria abbiamo visto fare poco, però entra con buon piglio, aiutato anche da un atteggiamento di tutta la squadra che è più propositivo rispetto al primo tempo. Morten Thorsby, 5 e mezzo, io non l'ho visto ai livelli soliti, ho visto ovviamente il solito sacrificio, la solita corsa, la solita applicazione, ma più falli del solito, meno palloni recuperati, questa è una mia impressione, non ho ancora visto le statistiche, però un piccolissimo passaggio a vuoto umano per il centrocampista norvegese. Antonio Candreva, 6. Partita contraddittoria dell'esterno romano che, come detto, parte a sinistra e lì mi convince poco perché spesso la porta, ma va a chiudersi nell'imbuto, fa fatica a riportarsela sul piede corretto. Poi viene spostato a destra nel secondo tempo con l'ingresso di Damsgaard che invece trova la sua naturale collocazione a sinistra. Fa tante cose, è un po' emblematica la sua prestazione di quella di tutta la squadra, nel senso timorosa nel primo tempo, confusionaria, ma alla fine buona, propositiva e soddisfacente nel secondo, pur con tutto il disordine possibile. Fa un paio di cross direttamente fuori dallo stadio, altri due o tre invece molto più interessanti, tra cui l'ultimo preparato molto molto bene all'ultima azione, quella del colpo di testa di Ekdal del possibile 2-2, in cui lascia sul posto Kessié e mette un pallone molto molto buono, ben calibrato sulla testa dello svedese. Gabbiadini, quindi passiamo all'attacco, 5,5. Avevo grandi aspettative e ho percepito anche tutto l'ambiente per la prima da titolare di Manolo Gabbiadini in questo campionato. Pochi palloni giocabili nel primo tempo, tante corse, tanto lavoro oscuro. È riuscito a procurare l'ammonizione di Kessié, approfittando ed è stato bravo della scivolata del centrocampista del Milan. Dopodiché, insomma, poco altro, e tra l'altro un'uscita preoccupante perché Ranieri ha detto che ha risentito dolore nella stessa zona in cui aveva sofferto l'infortunio che l'ha tenuto fuori per tanto tempo, quindi speriamo che non sia niente di compromettente per la stagione del nostro attaccante mancino. Al suo posto è entrato Antonino Lagumina, 5,5, anche lui ha provato a mettere un po' di presenza nell'area di rigore del Milan, ma si è fatto vedere poco, ha lavorato un paio di palloni senza riuscire però ad incidere e a graffiare, così come non ha inciso e non ha graffiato ancora una volta purtroppo Fabio Quagliarella, che oggi aveva un partner d'attacco, ma anche lui sacrificato nel primo tempo in una condotta di gara, secondo me, troppo rinunciataria, non è riuscito a farsi vedere nella ripresa un po' più coinvolto, ma non abbastanza, secondo me, da meritargli una valutazione sufficiente. Chiudiamo con il mister Claudio Ranieri, 5. L'ha detto anche lui nel post partita che la strategia del primo tempo non ha pagato, ma non doveva neanche essere esattamente questa, perché, ripeto, l'attesa, la disposizione, il blocco basso è stato troppo passivo. Il Milan si è messo lì comodo, arrivava tranquillamente all'altezza della tre quarti senza assolutamente essere disturbato. E dai, alla fine un episodio esce, è uscito, controverso quanto volete. Ovviamente si parlerà molto anche dei due episodi controversi nell'area del Milan, cioè la gomitata di Romagnoli a Damsgaard e possibile mani di gabbia sul tiro di Tonelli. Ma insomma, nel secondo tempo abbiamo visto che vale la pena provarci, vale la pena magari scoprirsi un po'. Il Milan, ripeto, avrebbe potuto fare il gol del 3-0, avrebbe potuto trovare il raddoppio prima, però bisogna anche mettergli un po' di preoccupazione, farlo correre indietro e provare a giocarsela un pochino ad armi pari. Va bene rispettare questi avversari che sono superiori, ma un minimo bisogna andare a provarci. Ecco,
Ci aspetta la partita con il Napoli e poi la trasferta di Verona, due partite fuori casa molto molto impegnative, ma bisogna fare punti perché altrimenti la classifica inizierà a preoccupare. Grazie a tutti, vi ricordo di seguirci sui nostri canali Instagram e Twitch, Meme of Sampdoria, e ovviamente di commentare qui sotto se siete d'accordo o meno. Ciao!